Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigne e ben trovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. A monopolizzare i lavori dell'ultima seduta d'aula c'è stata la questione del rigassificatore di Piombino con la nave metaniera che il governo ha chiesto di installare nell'ambito del porto che sta facendo discutere su più fronti, da quello turistico a quello ambientale. Ascoltiamo tutti i pareri dall'Aula. È chiaro che finora vengono fuori le questioni poste solo da un punto di vista tecnico di lettura delle norme. Poi non a caso io sono commissario e le norme le leggo ma eh, le interpreto e come commissario io mi sento garante dei cittadini. Quindi può passare tutto il tempo che vuole ma finché io non ho assicurate le condizioni di sicurezza, di impatto ambientale e di rispetto eh, della salute dei cittadini nella città e nel porto di Piombino io non firmo niente. Quindi è indubbio che i cittadini si devono sentire garantiti del fatto che, se il commissario è il presidente della regione in Toscana per Piombino, come in Emilia-Romagna è il presidente della regione Bonaccini per Ravenna, è perché io voglio che tutti gli enti preposti e tutte le condizioni per assicurare sicurezza e impatto ambientale debbano essere garantite. L'obiettivo delle norme è sempre uno: la salute e la sicurezza dei cittadini. Quindi niente può transigere dal fatto di avere tutte le condizioni perché venga assicurato questo. Io ritengo che Piombino debba avere eh, diciamo una prospettiva nel, nella logica e nella strategia del governo nazionale che ha deciso il posizionamento nel porto piombino della nave di risclassificazione eh, tenendo conto di tutte quelle che sono state le esigenze che non sono state eh, concretizzate in questi anni. Quindi ho fatto un memorandum che è un decalogo con 10 punti e che prevede una serie di adempimenti eh, su cui io voglio eh, diciamo così, una disponibilità e soprattutto una concretezza da parte del Governo sul piano delle bonifiche, sul piano delle infrastrutture. Stradali che consentono di evitare il traffico che va verso il porto, nella città. Sul piano della nuova visione del promontorio e quindi sulla realizzazione di progetti di energie rinnovabili, eolica, fotovoltaica, ma anche di realizzazione di un distretto per la produzione di idrogeno e poi il rilancio della siderurgia eh, con forno elettrico non certo con l'inquinante alto forno eh, e naturalmente anche il completamento dello stesso porto. L'interesse nazionale che riguarda Piombino è prima di tutto quello di rilanciare la siderurgia e di ridare occupazione, è quello di portare avanti le bonifiche, di infrastrutturare meglio il porto sia dal punto di vista della viabilità sia dal punto di vista ferroviario. Queste sono le priorità che con la nostra risoluzione noi abbiamo posto al governo e come contributo al Presidente Gianni che è anche il commissario per la realizzazione eventuale del rigassificatore. Per quanto riguarda quest'ultimo, ci sono delle precondizioni che devono essere prodotte, vale a dire eh, garanzie per quanto riguarda la sicurezza dell'eventuale presenza della nave eh, metaniera nell'ambito del porto, la certezza per quanto riguarda l'operatività del porto in tutte le sue funzioni, ma soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con l'isola d'Elba. Garanzie per quanto riguarda la parte ambientale delle acque, eh, proprio in eh, relazione anche agli allevamenti ittici che lì sono presenti, e poi i tempi eh, certi eh, di un'eventuale presenza della nave in porto. Tutto questo deve essere chiarito e ci devono essere delle rassicurazioni che eh, non possono. Essere eh, eluse pur in presenza eh, dell'interesse nazionale. Noi dobbiamo proseguire nell'azione di diversificazione dell'approvvigionamento energetico per quanto riguarda l'Europa. Lo dobbiamo fare dando il nostro contributo come Regione Toscana, come Italia. Piombino è stata scelta dal Governo e sta dentro le logiche degli interventi di carattere europeo. Riteniamo che questa può essere una grandissima opportunità per la città, per la Toscana. Non soltanto perché dietro questo investimento ci può essere lavoro, ci può essere ricchezza, ci possono essere delle opportunità, ma non tanto per le azioni di compensazione che comunque dovranno essere negoziate con il territorio, quanto per l'opportunità di avere una fonte di approvvigionamento energetica nuova che consente di rendere l'Italia... Eh, indipendente dall'approvvigionamento russo, questo è un elemento di grande importanza di, del Fabbisogno Nazionale. Un intervento similare si è già sviluppato tra Piombino e Livorno. È evidente che siamo nella costa toscana, è evidente che c'è. Quello che per noi è una delle priorità, la grande attenzione di carattere ambientale, lo sviluppo turistico, le questioni della pesca, tutte questioni che devono essere conciliate rispetto al rispetto ovviamente dell'ambiente, rispetto alla sicurezza del lavoro, ma deve essere un intervento che va nella logica di creare lavoro, creare ricchezza. Io mi auguro anche grandi opportunità per tanti cittadini della costa che possono a quel punto avere un approvvigionamento energetico magari senza sostenere dei costi. Questa deve essere una scelta importante. Quindi Vantaggi per le imprese, vantaggi per i cittadini, opportunità per la Toscana. Dovremmo ricevere rassicurazioni dal governatore Gianni, eh, che evidentemente non ha ancora capito che ruolo è stato chiamato a compiere, perché lui è commissario per realizzare il gasificatore, non è commissario per decidere se fare o no il gasificatore. Quindi che oggi venga a dire che firmerà soltanto se saranno garantite le condizioni nell'interesse della città di Piombino è sicuramente una bella posizione che da governatore della regione toscana è giusto che assuma e nessuno dubita che dal governatore voglia tenere, abbia a cuore la città di Piombino peccato che dal commissario lui non debba decidere hanno già deciso altri per lui ha deciso tre mesi prima il ministro Cingolani senza sentire nessuno né tantomeno il sindaco di Piombino che quell'opera si farà e si farà lì e Eugenio Gianni ha 120 giorni di tempo per fare l'opera quindi non è che oggi ci può tranquillizzare sul decalogo ancora peggio perché oggi lui legge in aula 10 punti che evidentemente ha già deciso essere le compensazioni che la città di Piombino dovrà accettare in cambio di 300 metri di nave ancorata nel porto per tre anni e questi 10 punti non capiamo con chi li abbia discussi, sicuramente non con la città di Piombino perché il sindaco Ferrari non sa niente e non è a conoscenza di questi dieci punti, sicuramente non con la maggioranza e lo sostiene il Consiglio regionale, che abbiamo ascoltato l'intervento del consigliere Anselmi, che è, ha fatto dieci anni il sindaco di Piombino che ha parlato di non aver contribuito alla stesura di questi 10 punti. Quindi sono 10 compensazioni che Eugenio Gianni decide possano bastare la città di Piombino per prendersi in cambio probabilmente un danno ambientale perenne, sicuramente un danno al turismo molto forte, un danno alle itticulture molto forte, che lui ha deciso non si sa dove e con chi. Il presidente Giani si faccia veramente portavoce del sentimento dei cittadini di Piombino e dei sindaci della Val di Cornia che hanno chiaramente manifestato per il no a questa opera che dovrebbe essere ricompensata quanto. Eh, ci riporta il Presidente in questa comunicazione della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatti e che differisce molto tra l'altro da quello che ci era stata presentata in forma scritta: di un elenchino di 10 punti di questo fantomatico memorandum che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente, soprattutto un'opera come quella di una nave metaniera sul porto di Piombino, con tutti i rischi e le garanzie che non ci deve dare una società privata come Snam, ma ci deve dare il governo e le istituzioni. Per il um, rilascio dell'autorizzazione alla nave rigassificatrice di Livorno sono stati impiegati 14 anni eh, un grande numero di tecnici, hanno dovuto valutare tutte eh, le criticità e tutti gli aspetti. Io non capisco come lui possa essere così ottimista e soprattutto essere mh, così... Ehm, Sicuro eh, riguardo anche alla sicurezza perché eh, mettere a repentaglio la sicurezza di un'intera città che diventerebbe non solo zona di interdizione perché se si proiettano sulla città di, eh, di Piombino le zone di interdizione previste sulla nave ancorata a 12 miglia dal Livorno si crea una zona di interdizione molto vasta e eh, non riesco a capire eh, come faccia a eludere lui queste, queste zone di sicurezza. Tra l'altro se anche le elude il governo nazionale ci sono delle norme internazionali di, di sicurezza riguardo alle navi rigassificatrici che non possono essere eluse. Quindi questa è una cosa inconcepibile, assolutamente... Da non fare, la città di Piombino ha già pagato in termini ambientali un prezzo altissimo. Stiamo bloccando non solo lo sviluppo dell economico della città di Piombino, che attende le bonifiche da decenni, ma mettiamo a repentaglio la sicurezza di un'intera città. Parallelamente, il Consiglio regionale ha approvato anche il nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate che prevede, tra le altre cose, la cessione del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana. Il piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato, quanto agli aspetti programmatori, modificato andando incontro alle valutazioni che sono state compiute dalla Giunta regionale toscana con riferimento a Fidi Toscana, Sviluppo Toscana e anche a IMM Carrarafiere SPA. Eh, da una parte si è registrata la volontà della costruzione di una unica società in-house della Regione Toscana che si occupi della programmazione dello sviluppo economico della Regione concentrando in sviluppo Toscana eh, questa funzione. Dall'altra parte però c'è la prospettiva contestuale all'alienazione delle quote in Fili Toscana di arrivare anche a un rilancio di Fili Toscana mediante la cessione di quote a investitori privati che ne rilanci la mission e inseriscano Fidi Toscana in un programma di sviluppo della regione che però sia differenziato da quello di sviluppo toscana. E quindi la programmazione regionale si è orientata nel riconoscere da una parte in sviluppo toscana la società in-house che dovrà curare in maniera complessiva e generale lo sviluppo economico della regione e dall'altra parte distinguendo le funzioni, la mission e anche la compagine societaria di Fidi Toscana. Noi siamo molto preoccupati per quello che vediamo come un conservatorismo della giunta regionale che è in grado di dire tutto e il contrario di tutto e poi in realtà eh, rimane sostanzialmente ferma. E questo ci preoccupa proprio per lo stato di cose che abbiamo in Toscana. Guardiamo le partecipate, il tema della partecipate e soprattutto Fidi Toscana. In campagna elettorale si dice che si vuole ecco, rendere interamente pubblico il capitale di Fidi. Ora si fa questa, eh, diciamo, questo cambiamento eh, repentino e eh, veramente drastico di linea e si mettono le azioni di eh, Fidi eh, sul mercato. Ci domandiamo quale sarà il soggetto imprenditoriale in grado di mettere 20 milioni di euro per una società che farà soltanto garanzia di gestione delle garanzie ecco sostanzialmente noi siamo molto perplessi che possa andare avanti una situazione del genere e che possa ecco, esserci un futuro rosio per eh, Fidi Toscana. Il sviluppo Toscana dovrà essere invece la società che prenderà il posto di Fidi e abbiamo anche delle perplessità per quanto riguarda anche la partecipata di Internazionale Marmia e Macchine di Carrara proprio perché ci sono degli scostamenti significativi Rispetto al piano industriale 2021-2024. Due aspetti che non ci convincono per niente. Il primo è la totale discrezionalità lasciata alla Giunta e ai soci privati di valutare le eventuali offerte che potrebbero arrivare per l'acquisizione di fili Toscana. Non c'è scritto da nessuna parte un criterio oggettivo finanziario in base al quale Un'offerta dovrebbe essere valutata congrua o meno. È lasciato tutto alla discrezionalità. E permettetemi, la giunta regionale due anni fa, la giunta Impectore, sosteneva la necessità di trasformare Fidi Toscana in una società in house. Un anno dopo è arrivata dicendoci che la vuole vendere. Non mi sembra che abbiano proprio ben chiara la rotta da seguire così tanto da poter rilasciare la discrezionalità di valutare le offerte. Il secondo aspetto è che eh, è un, vi è un tecnicismo in uno degli allegati che prevede la vendita di un pacchetto di azioni di maggioranza, di un pacchetto di maggioranza misto pubblico privato nel quale la regione si riserva di avere un minimo del 10%. Quindi potrebbe succedere per assurdo che la regione toscana si potrebbe ritrovare un domani ad avere Fidi Toscana ancora di proprietà ma avendo perso ogni possibilità di determinarne le scelte. La riorganizzazione delle partecipate è un passaggio non solo economico-finanziario della Regione, ma che detta gli aspetti strategici. E dal punto di vista delle strategie che la Regione Toscana ha in mente per il futuro manca ancora il piano strategico regionale, che è un documento che deve essere proposto a inizio legislatura, che dovrebbe essere anche il documento fondamentale che fa capire quali sono le nostre intenzioni nei confronti delle partecipate della regione, del loro ruolo, della loro funzione, cosa potenziare e cosa eventualmente dismettere. La questione di Fidi Toscana, ad esempio, credo che sia stata gestita in una maniera non corretta perché prima si si è dato un certo indirizzo nel corso di questi cinque anni nell'ottica di un in-house, quando invece adesso le prospettive che, si sembra, che sembrano aprirsi sono completamente diverse. Ecco, questa mancanza di una programmazione e di una linea di continuità ci preoccupa molto.